Fiorentina delude nella prima di Conference League, all'inizio domina, poi spreca e segna solo con un gol di Barak. Cosa è successo alla squadra? Non è più tranquilla, la prossima gara sarà quella in campionato contro il Bologna alle ore 15 domenica. Ne parleremo questa sera con Riccardo Galli, La Nazione. Buonasera, buonasera a tutti. Sonia Nichini, La Signora in Viola. Buonasera, bentrovati. Gabriele Mastro Pietro, il tifoso Viola. Buonasera, buonasera a tutti. Sandro Bennucci, Firenze Post. Buonasera. È tornato anche il nostro Giulio Falciai in co-conduzione. Buonasera Greta, buonasera a tutti. E anche per dare voce ai vostri pareri. Prima di ascoltare e commentare quello che è successo ieri, guardiamo il servizio di Gabriele Taverni. Neanche il tempo di arrivare è subito in campo. E ieri, per Antonin Barak, è arrivato anche il primo gol con la maglia viola alla prima apparizione in campo internazionale. E anche lui stesso sorride compiaciuto dal suo rapido inserimento in Riva all'Arno. Penso che non mi è capitato nella mia carriera così, però sapevo che può succedere con tutte le cose di mercato, così mi allenavo per quello, che devo entrare subito e essere pronto a disposizione, e mi hanno fatto solo contento tutti, perché non vedevo ora a giocare partite con questa maglia. Sì, lo sapevo e sono contento, perché quello è il mio ruolo. Io ho sempre giocato mezzala anche in Repubblica Ceca con la nazionale, diciamo anche a Verona, quando sono arrivato con Mister Juric mi metteva a posizione di tre quarti, però avevo le simili caratteristiche di gioco come mezzala, come qua ce l'ho ancora più possibilità a essere in gioco, tutto quello, e questo è il mio ruolo. Sulle tante occasioni mancate in zona gol dalla Fiorentina si è espresso così. Potevo segnare già prima, potevo segnare già contro Napoli, e mi fa piacere tantissimo che stiamo creando con le nostre idee di gioco tante occasioni. Purtroppo dobbiamo essere più concreti, più ancora avere fame e più cattiveria dentro area, e essere anche più svegli, perché potevamo fare secondo me tanti gol. Un esordio amaro dopo 5 lunghi anni di assenza alla fase a gironi di una competizione europea. Alti e bassi, questo l'andamento continuo della Fiorentina versione 2022-2023. Un andamento che non si arresta neanche di fronte all'RFS Riga, compagine tecnicamente inferiore alla squadra d'italiano. E così, dopo l'ottima prestazione fornita contro la Juventus, dove i gigliati hanno sfiorato la vittoria, arriva l'ennesima battuta d'arresto. I gigliati creano tanto e sembrano comandare l'incontro, come succede quasi sempre, ma poi non riescono a trovare la via del gol, e appena lo subisce la squadra d'italiano si blocca completamente, senza riuscire a trovare alternative per arrivare in porta. La Fiorentina produce tanto e crea almeno 6 occasioni nitide da gol nella prima mezz'ora, ma senza riuscire a finalizzarle. Alla seconda vera occasione da rete, i lettoni segnano con Ilic, gelando di fatto il Franchi. I gigliati terminano la partita con 32 tiri, portando così a casa il quinto pareggio nelle ultime 6 gare. E anche il tifo fiorentino stavolta non fa sconti. La squadra d'italiano, per la prima volta nella sua giovane storia, esce dal Franchi tra i fischi. Nel post partita il tecnico gigliato sintetizza il dispiacere così. No, mi dispiace uscire fuori dallo stadio in questo modo qua. È normale che siamo delusi anche noi, penso che siano fischi di frustrazione anche da parte dei tifosi, perché tirare 30 volte in porta e non vincere una partita del genere, è giusto che i tifosi abbiano un pizzico di delusione e amarezza come ce l'abbiamo noi. Peccato, paghiamo ancora questa nostra poca fame sotto porta e pareggiamo una partita che l'abbiamo gestita dall'inizio alla fine. Peccato, potevamo partire con 3 punti in questo mini campionato e ci rifaremo alla prossima.
Grazie mille a Gabriele Taverni per il servizio. Abbiamo ascoltato anche le parole di Barak, che è stato presentato in conferenza stampa. Tra l'altro ieri il primo gol in maglia viola, e meno male che ha fatto questo gol, che è stato fondamentale nonostante poi questo pareggio. Allora, dopo questa partita guardiamo questi quattro aggettivi che mi avete detto e che descrivono quello che pensate dopo il risultato e la partita di ieri. Deludente, imbarazzante, fragile e deprimente. Possiamo dire, Riccardo Galli, delude, ti ha deluso questa partita? Quanto sei preoccupato? Allora, mi ha deluso, brava, la partita, perché era una partita nella quale la Fiorentina doveva fare tanto, non dico tutto, tanto di quello che non aveva fatto nelle altre partite in cui era stata altrettanto deludente. Ok, diamo per buono che bisogna dire alla vigilia che ogni avversario è cattivo, va rispettato e tutto, però il Riga era la squadra più debole e più semplice del gironcino, era la squadra contro cui potevi appunto segnare dei gol, non il gol detto per vincerla e basta, dei gol, sbloccarti e far vedere che hai una certa personalità, e non l'hai fatto. Quindi il deludente della partita per me nasce da questo. E ti aggiungo semplicemente, anche preoccupato, voglio essere breve, ma la ragione è molto semplice purtroppo. Cioè, sono un po' preoccupato perché quest'anno, come tutti sappiamo, è una stagione in un certo senso divisa in blocchetti, no? Quindi proprio pacchetti di partite, sosta, pacchetti di partite. Ecco, tra una settimana la Fiorentina andrà a esaurire il primo blocchetto di queste partite. Ci sono tre partite prima della fine e sono tre partite, secondo me, molto difficili a questo punto. Sono quelle che, se tutto va bene, allora a un certo punto avranno la possibilità di rimettere sul binario positivo anche la stagione. Se tutto invece dovesse andare in modo sullo stesso trend, diciamo, di adesso, ecco, la prima parte, la prima sezione di campionato e di stagione della Fiorentina, secondo me, lancia dei segnali preoccupanti. Chiudo, il segnale più preoccupante, secondo me, poi l'ha lanciato lo stesso italiano, perché quando un allenatore dice il problema è l'attacco e non facciamo gol, io credo che dovrebbe dirci: ok, abbiamo questo problema, ma questo problema lo risolviamo in questo modo. Invece lasciarlo solo come problema a me un po' preoccupa. Imbarazzante. Credo che poi tutti questi aggettivi un po' si ricolleghino, no? Perché certo, tanto alla fine dei salmi è tutto una grande delusione, una grande rabbia da parte mia. È imbarazzante perché non puoi pensare di fare una partita in quel modo, di pareggiare con una squadra di una categoria decisamente inferiore alla Fiorentina. Io ti dico sinceramente, io e mio marito andavamo allo stadio, si è detto vabbè, primo tempo 3-0, poi la gestisci tranquillamente nel secondo tempo, fa un po' di cambi, risparmia i giocatori per la prossima settimana, perché avevamo visto che la formazione era, diciamo, più o meno una formazione di titolari, no? E ti trovi a giocare in quel modo una partita brutta, ma una partita proprio senza agonismo. Hai creato, non si può dire che la Fiorentina non abbia creato, però se poi crei e non finalizzi, non è che tu vinci punti. Cioè, dice, beh, hai creato un tot d'azioni, ti do un come se avessi fatto un gol. Non è così. E io credo il fatto di dire, di confermare quello che noi si era già capito da tempo, da gennaio del 2022, avevamo capito che il problema dell'attacco sarebbe stato importante, che il problema dell'attaccante sarebbe, i nodi sarebbero venuti al pettine, e al pettine vengono, perché noi che non c'era l'attaccante ce ne siamo accorti da quel momento lì, vorrei dire. E mi imbarazza anche pensare che, essendo questo il secondo campionato di italiano, io non sto incolpando italiano di niente, sto facendo delle considerazioni, precisiamo, perché qui la gente è molto sensibile e suscettibile. È una considerazione. Mi pare strano che italiano non abbia concordato con la società la venuta di Jovic, per esempio, no? Non sei arrivato ora e prendi quello che la società ti ha preparato. È il secondo campionato che fai con la Fiorentina. E quindi, come l'altra settimana aveva detto, in questa squadra ci sono pochi titolari, qualcosa del genere, o pochi top player, un discorso del genere. Anche lì mi sono preoccupata molto, perché ho detto, allora gli hanno fatto una squadra della quale lui non è contento. E siamo al secondo campionato, quindi capisci che è tutto complicato, ed è veramente, io trovo che sia imbarazzante anche il fatto che, dopo che prendi il pareggio, vabbè, Barak è stato bravo perché ha fatto gol, aveva preso un palo all'inizio, si è detto vabbè, giornata positiva, però ha fatto una minchiata che ha dato in là
in compagnia di altri calciatori della difesa al pareggio della Riga. Quindi mi fa rabbia perché ci incartiamo da soli, ci facciamo del male da soli. Era una partita da vincere tranquillamente, non siamo riusciti a vincerla a Firenze. Poi c'è quelli, i buonisti, quelli che vedono sempre il bicchiere mezzo pieno, che ti dicono la Roma l'ha perse 6-1 con Bodo, poi l'ha vinto la Conference. Io sinceramente, viva la giornata, sono di morto inzata per quello che si è visto ieri. Gabriele Fragile. In realtà io avevo detto pesaloso, Greta, al di là di, perché questa partita è incommentabile, però... io poi vedo tutto il percorso che ha fatto da adesso fino al tuo fragile è riferito perché hai paura, perché ci saranno tanti appuntamenti da qui a novembre. Il mio fragile è generale perché è una squadra che comunque gioca, vedo, spende tante energie ma non riesce a portare a casa i frutti. Quindi è come un come io e Sandro quando si studiava tanto, ma io pigliavo 3 e Sandro prendeva 8. Quindi ha voglia a studiare, però se poi non prendi i tuoi voti e quindi non vai avanti... È una squadra fragile, è fragile perché giocherà ogni 3 giorni e si continua a dire ma giochiamo ogni 3 giorni, siamo stanchi, cerchiamo di non arrivare più in Europa allora, appena esatto, questo problema, quindi, no? Non è che siamo noi, quindi vuol dire che sei una squadra fragile dal punto di vista perché non hai 20 titolari, quindi vedi, io vedo i risultati, vedo le riserve quando entrano in campo, non danno la stessa qualità che danno magari i titolari. I risultati non vengono comunque portati a casa, quindi per me in difesa è fragile, a centrocampo è fragile, in attacco è fragilissima, quindi nel senso io penso che da questo punto di vista in questo momento la Fiorentina è una delle squadre più fragili del campionato, come lo è in questo momento anche italiano, perché come ha detto Riccardo, quello che a me preoccupa, e qui ci si torna anche un altro aggettivo, è che non c'è non vedo la soluzione. Cioè è quello che mi preoccupa. Forse il primo reale. Ma il mercato di non è stato allora. Greta, il mercato sta dando, secondo me, i frutti del mercato che è stato. Ecco, nel senso, il mercato. Quello che hai sempre detto, sì. Per me non è. Non hai preso 20 giocatori pronti per giocare, hai preso comunque delle scommesse, come noi a Firenze. E magari sì, è vero, hai preso dei giocatori che secondo me. E ritorno lì, infamatemi, fatemi quello che volete. Torreira manca. Non è che manca solo Torreira, però anche perché Amrabat sta facendo bene. Però non è Torreira, non è lo stesso nel gioco, senso, dai. Torreira è un giocatore. Io non vedo un giocatore, non vedo Garra. Come si dice, Garra? Sì, non vedo la Garra di quel giocatore lì. Però che in conferenza stampa Commisso ha detto cose era brutto un po' e cattivo, diverse. Torreira. No. Allora, ho andiamo paura a finiamo commentare. Con gli aggettivi deprimente. Deprimente perché, se avete visto, la Fiorentina è stata la squadra che nel primo tempo di tutte le partite di Conference è quella che ha tirato più in porta. È ha vero. Fatto 30 tiri in porta senza segnare un gol. Questo è deprimente perché vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Nel secondo tempo, il primo tempo io ho parlato. E nel secondo tempo ha segnato e poi cosa ha fatto? Ha lasciato agli avversari 2 occasioni, uno l'hanno sbagliato e quell'altro l'hanno messo dentro. La Fiorentina ha fatto contro il Riga la stessa partita di Udine. Di Udine. Ha attaccato e si è fatta infilare in contropiede in una maniera clamorosa. Lì due cose. Italiano, mi dispiace, voglio parlare male di Garibaldi, però perché l'italiano a Firenze ha fatto bene l'anno scorso, ma ora è involuto al massimo. Non puoi giocare con un 4-3-3, non puoi giocare fraseggiando a metà campo. Il pallone lo devi buttare avanti. Se questo modulo, hai visto che quest'anno non ti rende, cambialo. Il pallone va buttato in verticale, non in orizzontale. Era deprimente la Fiorentina ieri sera, tant'è vero il pubblico è rimasto davvero... Non sapeva che cosa fare a un certo punto, è giustissimo incitare la squadra in qualsiasi momento, però poi i fischi sono arrivati anche per un altro motivo che ti dirò dopo, ma quando vedi i passaggi, i fraseggi che non ti portano a niente, questo non è, l'allenatore se ne deve accorgere. Non puoi imporre quel tipo ci di gioco. Ci deve essere un cambiamento adesso. Bisogna che te cambi.
ti devi adeguare, ti devi inventare qualcosa di nuovo. Lo so che l'anno scorso con quel tipo di gioco sei andata avanti, c'avevi Vlahovic davanti. Era un'altra cosa. Uscito Vlahovic, quel tipo di gioco non ti è più servito e l'anno scorso hai avuto la fortuna che almeno 5 gol te li ha segnati Torreira. Però non puoi andare, ti ripeto, per passaggi orizzontali, non arrivi da nessuna parte, le squadre avversarie ti hanno studiato, anche questo Riga, i lettoni, ti hanno studiato, hanno visto qual era il tuo tipo, modo di giocare e si sono messi a testuggine a tre quarti e non andavi, non passavi. Guarda, quello che dice Sandro, ha fatto l'esempio secondo me giustissimo e ora lo sta anche, secondo me, giustificando. Allora, in Riga l'allenatore alla vigilia della partita ha detto aveva studiato, giustamente, allora la vecchia videocassetta, che non è più, che aveva studiato di più, era proprio la partita di Udine e Sandro ha detto sono state due partite che si sono assomigliate tanto. Speculari. Sono state secondo me diverse sul piano del ritmo, però poi nella tattica e in come l'avversario era più veloce. L'Udinese è un'altra squadra, infatti più veloce, cioè spingeva di più, aveva degli esterni più cattivi, però poi tatticamente ha ricordato tantissimo, cioè la Fiorentina a un certo punto ha provato a partire, quando è partita anziché affondare, e questo può succedere, non ti riesca subito, però ha dato metri all'avversario che, pur essendo più piccolo, quei metri li ha presi e ha cominciato a metterti in difficoltà, quindi si sono assomigliati davvero. Di darti noia, c'erano i due giocatori, loro avevano questo Emerson, come si chiama? Sì, i nomi sono popolari, complicati, e l'altro si chiama Ilic, che sì, è quello che ci ha fatto gol, sì, ecco, bravo, che fra l'altro non è un giocatore. Guarda, stai dicendo, c'è una grafica che ricorda, che c'è un paragone tra questi due. Bellissima, sì, cosa, Ilic l'ho visto ieri sera, non mi dispiace, e vorrei ricordare che una volta il Palermo prese Ilicic, che poi abbiamo avuto anche noi, lo prese per 4 soldi, vedendolo giocare in una partita di Coppa con la squadra slovena probabilmente. E quindi, ecco, noi bisognerebbe anche far tesoro di questo. E in ogni caso l'allenatore deve cominciare a cambiare, a pensare in maniera diversa. I fischi di ieri sera sono dovuti anche ad altro, poi se me lo chiedi, Greta, io te lo spiego. Sì, andiamo anche da Giulio. Volevo solo guardare con voi questa grafica dove fa un piccolo paragone tra le due squadre. Abbiamo da una parte Ilic, che è il calciatore di cui stavi parlando adesso, Sandro, che il valore di mercato è 1,2 milioni. In realtà le due rose della Fiorentina, per farvi capire quanta differenza c'è, e il risultato, comunque un pareggio contro questa squadra, è veramente un risultato deludente, perché il valore della Fiorentina è di 266,5 milioni, il valore della rosa del Riga è all'incirca 9 milioni, comunque sono delle cifre veramente molto differenti. Infatti vedi, è venuto il botto, infatti il telefono non ce l'ha differenza più. Tra l'altro, per curiosità, praticamente tutta la squadra del Riga vale quanto Alfred Duncan, che ha un valore di mercato almeno su Transfermarkt pari a 8,5 milioni, quindi Duncan vale più della squadra lettone. Pensa te. Tra l'altro volevo chiedere a ecco Giulio Falcione. Ecco perché Ilic secondo me andrebbe opzionato, a mio modo di vedere. Casomai per il mercato estivo ci possiamo pensare. Nel caso di gennaio, sì, scusa. Però bisogna che magari si muovano perché magari o forse qualcuno di un po' più conosciuto che possa fare, insomma, più gol. Allora, volevo arrivare da Giulio, se ci potevi raccontare che atmosfera c'era ieri nel pre-match fuori dallo stadio e poi subito dopo la partita, perché questo risultato... Sì, allora, nel pre-match partiamo subito, c'era scarso entusiasmo e lo dimostrava il fatto che c'erano appena 10.000 tifosi, poco più. Sì, c'erano le code davanti alla biglietteria, ma nonostante questo c'era davvero poca gente. Penso di non aver mai visto un Franchi così, anche gli stessi Stewart dicevano che non avevo mai visto. Giulio, ti posso interrompere solo un attimo? Riccardo, io mi sono chiesto, l'ho scritto su Firenze Post, perché una partita come quella di ieri abbiamo lasciato la curva Ferrovia completamente vuota, la maratona con poche persone. Ma sapevano che la vendita era scarsa, si sparpagliano, se no. Quindi voglio dire, ieri era l'occasione giusta per far entrare i ragazzini delle scuole o per fare un biglietto politico a 5 euro.
Sì, appunto dicevo, c'erano circa 10.000 tifosi, quindi davvero pochi. All'uscita invece abbiamo provato anche a fermare qualche tifoso, non è stato semplice visto che c'era tanta rabbia, sono partite una mini contestazione perché dei tifosi sono andati sotto la tribuna della Fiorentina pronti a criticare soprattutto Rocco Commisso, gli hanno chiesto di spendere, ma c'è stata anche una forte critica nei confronti dei costi dei biglietti. Ricordiamo circa 30 euro il costo per andare in Curva Fiesole, ben 50 euro invece in maratona, e proprio per questo c'era una scarsa affluenza di tifosi. Biraghi addirittura ha criticato un po', almeno ha detto che si aspettava più tifosi per questa prima di Conference, però appunto una motivazione sicuramente quella economica. Poi sì, possiamo anche aggiungere, era un orario abbastanza particolare. Sì, giovedì alle 6.45. C'era stata anche l'allerta meteo. Se l'ho chiesto questo, perché la gente poi va a vederli, casomai. Una prestazione come quella di ieri, c'è gente che veramente... Prima non lo potevi sapere, Sonia, che la prestazione... Sì, è una battuta la mia, chiaramente, ma non è che si è visto finora, se no le si riferisce alle dichiarazioni di Biraghi. Potevi pensare, prendere una decisione politica... decisione politica sul prezzo del biglietto è quella che ti ho detto prima, facevi un prezzo politico a 5 barra massimo 10 euro e facevi venire tanta più gente. In questo momento la crisi energetica, tutto quello che volete, la gente l'orario ha dei un po' problemi, bastardo, l'orario siamo d'accordo, ma è più difficile far spendere 30 euro a una famiglia. Sai, io avendo l'abbonamento con la prelazione, sì, mi è venuto l'abbonamentino, ma te non sei ho speso una signora tantissimo. Fra l'altro, e non ha problemi, grazie al cielo. Però ci sono tante... Vabbè, ora... C'è 7.30, lui arriva al bene, bravo, no, io, no. Sai, una manca... Ma non è quello. Non è quello il problema. Il problema è un altro, il problema è politico-societario. Ci voleva un prezzo politico ieri e ci voleva anche una visione più ampia, invitando magari i ragazzini delle scuole. Ecco, questo è i ragazzi delle scuole calcio, quello che volete. Perché un Franchi con un colpo d'occhio così deprimente, come poi è stata deprimente la partita, ieri veramente non incoraggiava, ecco, questo è. Giulio, ma nel pre-partita avevi chiesto il pronostico, cioè si aspettavano un risultato? Sì, abbiamo chiesto qualche pronostico ai tifosi e purtroppo il pronostico era... C'era banale, che non ha vinto nessuno. Scendevano sotto il 2-0. Secondo me almeno un gol ce lo fanno, qualcuno faceva qualche battuta, così è stato. E tra l'altro si aspettavano tutti questa goleada che purtroppo però non è mai arrivata. Allora, invece noi abbiamo adesso, è arrivata la pubblicità, ci fermiamo per qualche minuto e torniamo tra poco. Magari un giardino. Ma se perdo il lavoro? Ho un incidente? Oppure... Hai stipulato un finanziamento e vuoi proteggere te o la tua famiglia? Banco Fiorentino ti offre una gamma di soluzioni a tutela del credito, anche in caso di perdita del lavoro. Banco Fiorentino, al tuo fianco, sempre. Le vere sfide sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus. La sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi sostiene la tua voglia di energia. Sustenium Plus. Dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, nuovo Sustenium Plus 50 più con Actiful e Menarini. Sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere. Perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso. Perché il senso civico è al centro della nostra battaglia. Sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta. Perché insieme possiamo fare di più. Ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure. Perché è lotta, resistenza e ostinatamente antifascista. Campagna di tesseramento FIOM CGL. Unisciti a noi. Sì, la casa è a posto. Vieni a cena nei prossimi giorni. Sì, i pavimenti, le porte blindate, il rivestimento delle scale, gli infissi, tutto di Tropical Parquet. Realizzano ogni tipo di personalizzazione, fornendo materiali e posa in opera.
Sono in via Livorno a Firenze. Sul sito trovi tutte le informazioni. Tropical Parquet. Un parquet così bello che non vorrei coprirlo con niente. Ripartono i lavori della tramvia a Firenze. Si completa così la linea T2 con un nuovo percorso che collegherà la Fortezza da Bassa con Piazza San Marco. La rete tranviaria continuerà a crescere con le linee per Bagno Ripoli e Rovezzano e con i collegamenti verso la parte nord-ovest della città, per un totale di quasi 45 chilometri. Con la tramvia Firenze è sempre più vicina. Tramvia, ovunque Firenze. Tutte le informazioni su www.firenzetranvia.it. Arrivano tanti messaggi e commenti dai nostri telespettatori, vero Giulio? Sì, tantissimi, perché ci scrivono: la Viola non delude da ieri ma dalla prima ufficiale di quest'anno. Ho vinto con la Cremonese fortunosamente e poi niente, società e mister io credo abbiano fatto male i conti con le frequenti partite e la rosa non del tutto eccellente, da Fabrizio. I discorsi stanno a zero, prime due partite, due vittorie, poi cinque pareggi e una sconfitta. Come si può essere contenti di una media da salvezza? Il signor presidente deve smettere di prendere in giro i tifosi. Del calcio a lui non interessa, ma solo che i suoi soldi alla fine gli rendano un guadagno. Cari signori, sono deluso da italiano perché i giocatori ci sono. Ci scrivono ancora: l'anno scorso all'inizio campionato avevamo tre giocatori in più, Vlahovic, Torreira e Nico Gonzalez. Quest'anno è Jovic, Amrabat e Koné, perché Nico adesso è infortunato. Signori, invece uno lancia una indiscrezione: ho saputo che De Zerbi è stato fermato per novembre. Intanto, ma come si spiega che la Fiorentina è la squadra in Conference League che ha più tiri in porta ma non segna? Riccardo da Scandicci. Ricordiamo, sono 30 i tiri della Fiorentina. O cambia modulo o si cambia allenatore. Voglio De Zerbi, basta con queste partite. Ma perché italiano non prova mai con due punte? Ieri sera era l'occasione giusta per provarci. Ecco, qui il principale protagonista negativo è Vincenzo Italiano. Il voto di ieri sera in pagella che è stato dato in trasmissione, poi non so se tu Sandro se gli hai dato lo stesso voto, è 5-5. Vincenzo Italiano, è il vogliamo problema però, oggi? No, allora io vorrei dire che sicuramente il nostro allenatore ha le sue colpe, più che altro perché è un po' talebano, sembra a me, cioè non si riesce a schiodare dalle sue convinzioni, e tante volte alla fine quando batti sempre la testa e non ci arrivi dovresti provare a girare l'ostacolo, se non ci passi prova a girarlo. Dovrebbe, potrebbe, non lo so. C'è però da dire, credo che sia fondamentale, perché se no ci si nasconde dietro un dito, che le colpe di Italiano ci sono, ma quelle della società sono tante di più. Perché non è possibile, non posso sentire Pradè che oggi ci dice di mercato e cosa si poteva fare di più. Come cosa si poteva fare di più? Bastava tu comprassi due o tre giocatori a Modino? Perché a me mi che devi dire che tu comprassi e casomai tenessi qualcuno, no? Partendo dal presupposto che il signore ci ha detto i giocatori ci mancano, io ci metterei anche Odrio Zola, anche se Dodò, devo dire, forse fra gli acquisti è quello che può risultare il migliore di quelli che sono arrivati. E la società, che se senti poi il presidente che e allora buttiamo tutto in terra. No, non è serena, io lo devo dire, l'ho detto prima. No, veramente. Il telefono è da cambiare. Che ha pareggiato, quella che si è pareggiato. No, faccio vedere ora in diretta come è dietro. Vogliamo dire che la sensazione ci casca tutto. Sì, no, infatti. Ci casca io fortunatamente sono un coperto davanti, quindi anzi. L'ho detto prima. Però sono belle cascate. Riccardo Galli, te lo posso mettere? Dammelo a me, eccolo qua. Vieni,
che vola guarda, il telefono sì. alla Greta. Guarda com'è. Appunto, è la terza volta. cioè, guarda com'è, lo vedo. Anzi, stavo se facendo. Qualcuno gli avanza un telefono guarda, può mandare un messaggio. Se ti lampeggia, va bene, lei lo almeno fa vedi se va bene. Chi non vuole si parli male di Rocco, vedi? Allora mi distrae quando parlo male della società, infatti cerca di cambiare. Però è bello della diretta. E della mancanza di serenità. Perché te l'ho detto all'inizio. Non è serena, Fiorentina non vince, lei non è serena. Se qualcuno ci vuole regalare un telefono. Telefono. Chi vuole? C'è il messaggio, lo stai sbatacchiando in terra, capito? Quindi, ecco, ora Sandro li porta tutti ecco, a casa. La così facciamo Sandro, a scuola, quando c'è il casino ecco. Tutti Sandro li porta no, volevo cioè, finire il discorso. Cioè, purtroppo i problemi sono questi, cioè si parla, si fa tanti discorsi, la società fa tanti discorsi che hanno tanto a che vedere col business, con le infrastrutture, ma poco con il calcio. E i risultati poi questi sono, se ad Italiano non è stata messa a disposizione una rosa appropriata per il suo gioco, mi stupisce che lui non possa aver messo bocca, perché dai discorsi che ha fatto ultimamente, come ti ho detto all'inizio, mi lascia un po' interdetta. Però da una parte il senti Rocco Commisso, da una parte senti Pradè che oggi ci dice cosa si poteva fare di più, non potevamo fare meglio e ti ripeto ti casca il telefono, è cascato il telefono alla fine di questo discorso, a simbolo di cosa ci casca la qualunque. Quindi è triste questo, capito? Mi fa arrabbiare, poi non posso sentire i calciatori che sono delusi perché la gente non va allo stadio, cioè lo stadio ci si va a prescindere, ti ho detto, perché sì, noi si tiene alla Fiorentina, non ai giocatori singoli, non ai presidenti, non agli allenatori. Però è sicuro che se vedi questo tipo di spettacolo la gente non è certo invogliata a venire a vedere la prossima. Ecco, questo vorrei dire anche. Gabriele, se tu puoi proseguire. No, molto rapidamente, dietro ai fischi di fine partita, certamente c'era la delusione per la partita deprimente, un risultato ancora più deprimente, ma c'erano, secondo me, anche dei risentimenti per la conferenza stampa di Commisso. Non parlo dei giornalisti, attenzione, perché noi ormai abbiamo digerito tutto. Il problema è che Firenze è una città ironica, becera, quelli che stavano, gli inglesi che stavano in riva all'Arno li chiamavano gli anglo-beceri, non a caso, gli inglesi americani. Però è una città che tiene ad una cosa, tutti gli strati sociali di Firenze ci tengono, si chiama stile. Ecco, quando si accorgono che uno dice sempre le stesse cose, ostenta sui soldi, offende delle persone, non gli piace più. E allora questo è un risentimento, perché fra l'altro di solito in questa città si apprezza molto anche l'umiltà e anche il riconoscere certi propri errori. In passato io ho conosciuto tanti presidenti della Fiorentina, anche gli artigiani, Melloni, 1976, Ugolini, sì, certo, Ugolini che aveva la governance, era un industriale, ma non un grandissimo industriale. Però non avevano problemi a prendersi le critiche, le prendevano tutti le critiche. Non erano fiorentine che vincevano lo scudetto con Baglini o con Befani, industriale pratese del 56. E Sandro c'era. No, nel 68, 56 c'ero, ma andavo ad elementari. Il problema è che ci vuole un altro tipo di approccio e non do la colpa a Commisso, perché Commisso probabilmente è un signore che ha un signore che è sanguigno e io lo capisco, un signore che ha la mia età, quindi lo capisco perfettamente, ma c'è una questione dietro a tutto, si chiama comunicazione e ci dovrebbero essere anche nella Fiorentina delle persone capaci di dare delle indicazioni, come succede nei partiti politici, come succede al sindaco, come succede, ci sono i portavoce, c'è tutto. E ogni tanto danno delle indicazioni al protagonista quando deve parlare. Ecco, quindi io invito coloro che fanno la comunicazione della Fiorentina a riportare un po' di serenità anche nelle esternazioni del presidente. Io non faccio una questione sui giornalisti, anche questa, io non c'ero, ero a Roma in federazione della stampa per questioni sindacali molto importanti, non potevi non essere avevo, presente, non, sì, non ce l'ho fatta essere lì. Però mi hanno raccontato anche alcune cose fuori, diciamo così, fuori microfono. Poi torniamo a parlare che potevano di campo, essere, sì, certamente sì, ma la chiudo subito, che potevano anche essere evitate. Ecco, ma io vorrei un pochino più di tranquillità e un po' più di
attenzione a un'altra cosa, al campo, e a parlare anche nelle conferenze stampa soprattutto di calcio. Questa è la cosa importante che credo i tifosi della Fiorentina vogliano sentire. Ha detto parlare di calcio, noi continuiamo infatti a parlare di calcio con questa grafica. La grafica che fa un'analisi, grazie a Fabio Ferri, del AA gol Cercasi, perché come ha detto anche prima Giulio Falciai, la Fiorentina ieri ha provato a fare 30 tiri in porta e di fatto c'è stato solo un gol. 6 gol in 6 partite, 5 gol nelle prime due gare, Cremonese e Twente, 2 gol nelle ultime 5 gare, Iconè ancora a secco. Allora Greta, su Iconè ancora a secco, io andrei a gradi. Allora, prima a questo ragazzo bisogna fargli vedere la porta, poi dopo la porta forse la butta dentro, perché in questo momento si fa difficoltà proprio a vedere la porta. Io lo vedo un grande talento che non riesce a sbocciare. Ora, noi quando a gennaio si parlava di giocatori pronti, no? Per esempio, lì ora poi nel segno di poi siamo tutti bravi, però io mi ricordo che magari se si prendeva un certo Berardi, è vero, costava di più, per l'amor di Dio, però i giocatori, la qualità la si paga. Hai visto il gol ha fatto l'altra settimana? Quindi diciamo era un giocatore, secondo me, quello già pronto. Iconè era una scommessa, come era. Quante riteniva... scommesse ci sono nell'attacco della Fiorentina? Allora, a me... Anche te Giulio, allora, che sei un esperto di mercato. Le scommesse ci possono stare, però secondo me... Quante ce ne sono? Esatto. In una squadra ci vuole un mix di sicurezza, esperienza e un mix di, tra virgolette, scommesse, che io opterei più per delle scommesse che arrivano dal mio vivaio. Però al di là di questo... In questo momento tu hai preso un Jovic che non giocava al Real Madrid perché era copertissimo dal più forte del mondo, per l'amor di Dio, Benzema non si tocca. Però comunque una scommessa. Quindi Jovic è a Firenze per rinascere. E comunque era via Vlahovic, che era una scommessa, però quando tu riesci a rialzare, poi ora lo so che ora mi dite, oh ma tu ne eri contro, no, io sono sempre contro Vlahovic e rimango sempre contro Vlahovic perché non sta facendo niente la Juve, quindi io continuo a dire che te ne frega, ma che te ne frega di che fa la Juve, però l'aveva fatto tanta la Fiorentina nella prima parte del campionato, Fiorentina giocava, e l'hai sostituito con Cabrao Meravigliao, dai via, certo, però diciamo, e lì è un'altra scommessa, quindi nel senso hai preso secondo me tante scommesse, e poi quando prendi tante scommesse c'è un grandissimo rischio, che comunque sei consapevole del rischio che tu hai. E come ha detto prima Riccardo, prima avevi dei giocatori, mi sembra Riccardo, se avevi giocatori comunque un Vlahovic che ti era esploso, vuoi o non vuoi, un Torreira al centrocampo che ti faceva dei parti dappertutto, un Igor che comunque ti è rinato, comunque una bella difesa, per l'amor di Dio. Cioè, te hai veramente rialzato anche Igor, è arrivato da sconosciuto. Adesso te lo prenderanno. Igor era un buon Terracciano, era uno sconosciuto. Quasi il migliore, possiamo dire, della assolutamente, Fiorentina. Quindi, però se te fa... ecco, quello che vorrei dire, e poi concludo. Se te hai queste scommesse, le alzi, quelle che riesci ad alzare, perché non tutte, le riesci ad alzare e poi le dai via, siamo sempre a riparare alle solite. Cioè la squadra va fatta anno per anno. Cioè, ci vogliono anni per fare una squadra competitiva. Non puoi prendere i giocatori da scommesse, le fai... Le rialzi, sì, ho capito, ma da, come ne so, 100 milioni, e può cioè ci sta, quell'operazione, ci sta, però non tutte le volte, cioè non tutte le volte un'operazione di genere. Fai cassa, ok, con quei soldi, però io non l'ho mai visto investiti, cioè su quegli 80-75 milioni di Vlahovic, io non l'ho mai visti investiti veramente, è quello che a me mi dispiace, dal tifoso, perché poi alla fine il tifoso può vincere. A me dell'80% in possesso palla mi interessa. Al tifoso dei soldi in genere non interessa. A me diciamo, calcoli, che la cosa che interessa è il risultato. Se no io facevo il presidente. Sicché io da tifoso non mi interessa i calcoli, io da tifoso commento i risultati. Allora io ti voglio far presente un'altra delle cose che sono state, un altro calciatore che è stato tirato in ballo dal presidente, che dopo Torreira chiaramente ha parlato, noi abbiamo deciso di puntare su Amrabat. E ti dice Amrabat ora gioca di più, gioca meglio, così almeno il suo valore è aumentato. Quindi, allora, perché tu mi dici io ci ho creduto, ci spero, perché si sa che l'effort l'ho voluto io 2 anni fa, le 2 anni tra Pola e la villeggiatura, finalmente sta cominciando a giocare, sono contento di quello che ci potrà dare, tu mi devi però anche subito dire ora le ho aumentato il valore.
Cioè sembra che tutto quello che venga fatto per esporre il prodotto in vetrina per poi venderlo. Cioè non perché Amrabat ti faccia fare, se gioca bene, il salto di qualità, gestisca, se mi incavolo, mi intruppo, il centrocampo in modo buono, per non dire eccellente, sarebbe troppo. Cioè, mi puoi subito paragonare, fare subito il discorso, c'è sempre il discorso, come si vede nei cartoni animati, del dollaro che gira negli occhi, no? Tricchi, 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 come paperone dei paperoni. Che poi ci può stare, cioè nel senso, è un discorso che da presidente io lo capisco, però io da tifoso ti dico, la squadra per essere competitiva va fatta. Da tifoso puoi vedere solo il risultato. Sì, ma poi va fatta anni per anni, cioè nel senso, non è che ora prendi Amrabat e bene, fa benissimo, lo dai via il prossimo anno. Cioè, non è che si fanno così, così non potrai mai vincere niente e resterai sempre a fare questo. C'è Giulio, anche un'altra, osservazione rapida su Vlahovic. Sì. Quando il presidente dice senza Vlahovic la Fiorentina, senza la vendita, la cessione di Vlahovic per quella cifra, 75 milioni, la Fiorentina sarebbe andata incontro al fallimento, ecco, io è un'affermazione che non condivido, perché voglio dire, la Fiorentina ha un valore complessivo, diciamo, solido, e non avresti fatto una plusvalenza, perché Vlahovic non è costato alla Fiorentina 75 milioni. Vlahovic è un ragazzo che è arrivato, portato da Corvino, è vero Riccardo? Sì, sì. Portato da Corvino per una cifra ovviamente da ragazzo, da settore giovanile, da vivaio della Fiorentina. Per cui è riuscito, abbiamo fatto una grossa plusvalenza e va benissimo. Volevi fare un affare di mercato, hai fatto, ma insomma non si deve però dire che ci sarebbe stato il fallimento della Fiorentina se Vlahovic non fosse stato ceduto a quella cifra. Ecco, questo è, sono anche queste affermazioni che magari negli addetti ai lavori possono anche essere, diciamo così, interpretate dagli addetti ai lavori in maniera con esternazioni così, però nei tifosi qualche volta possono, diciamo, arrivare a sconcertare un momentino. Ecco. Giulio. Sì, a proposito della grafica, soprattutto Greta, e di numeri, c'è un dato molto interessante sulla Fiorentina quest'anno, e si parla appunto di pareggio, perché la Fiorentina in queste prime 8 giornate ha già trovato ben 5 pareggi, mentre l'anno scorso in 44 partite aveva pareggiato 5 volte, quindi praticamente ha già raggiunto in 8 partite il numero di pareggi che aveva appunto fatto la scorsa stagione. Sugli 0-0 addirittura c'è un dato ancora più interessante, perché non era, la Fiorentina di italiana non aveva mai pareggiato 0-0 e invece quest'anno ha già pareggiato ben 3 volte, sì, contro il 4. Napoli, Empoli e 0-0. Non ha fatto gol 4 volte per 4 sì, partite. Sì, no, io dico, parlo di 0-0. Quindi no, 0-0 sono 3. In queste 8 sfide ben 3 volte, mentre l'anno scorso in 44 partite non aveva mai pareggiato. Addirittura la Fiorentina è stata l'ultima squadra in Europa l'anno scorso a trovare il pareggio, perché arrivò, se vi ricordate, il 19 dicembre in Fiorentina-Sassuolo 2-2, quando la Fiorentina riuscì a rimontare dopo il 2-0 della squadra emiliana. E invece quest'anno sono arrivati ben 5 pareggi, ricordiamo, su 8 partite, quindi una media veramente veramente bassa, e ottenuto nelle prime due vittorie, ma poi soltanto pareggi e una sconfitta. Riccardo, questa media così bassa a cosa è dovuto? Ma io guarda, dei dati che tu hai dato, scusa il gioco di parole, anche se poi sono la sintesi, dicono tutti la stessa cosa. Quello secondo me più impressionante sono i 2 gol nelle ultime 5 partite, per rispondere alla tua domanda, perché sono secondo me la fotografia giusta della carenza di finalizzazione che c'è in questa squadra. Che cosa sta accadendo? Lo avete già detto un po' tutti in questa parte della trasmissione. La Sonia, quando ha parlato di italiano, troppo radicale nella sua scelta tattica. È ovvio che un 4-3-3 con forse dei limiti, chiamiamoli solo di rodaggio, ovviamente ancora, perché i giocatori forse non si conoscono e tutto, però ormai sei stato scoperto, e quindi per un allenatore bravo che c'è dall'altra parte, sapere che la Fiorentina comunque ti attaccherà in quel modo, indirettamente, dai un piccolo vantaggio, e questo ti frena la fase offensiva. L'altra è le punte centrali, Jovic per una ragione e Cabral per un'altra, hanno evidentemente dei problemi che
si risolveranno nelle partite, però quest'anno c'è l'anomalia che di partite ce ne sono tante e quindi non è che c'è giochi il sabato, poi rigiochi la domenica dopo. No. Questa settimana tu giochi domenica pomeriggio a Bologna, giovedì sera a Istanbul e domenica pomeriggio successiva di nuovo in casa a Firenze con il Verona. Se gare questo problema in una settimana con anche degli spostamenti importanti. Degli spostamenti, ma soprattutto se continui anche questo turnover dell'attaccante, quindi con il Bologna, ipotizzo io, gioca Jovic, ma arriva così e così e si ferma e quindi intanto non fai gol, va in Coppa, riparti con Cabrale, Cabrale risbaglia, insomma, passano le partite e non risolvi il problema. Quindi, riguardo all'attacco, sono tutte scommesse? Sono cioè uno fisso che non è una scommessa. Nico Gonzalez, Nico Gonzalez che ha questo problema. Non è una scommessa? Ma è ancora... Ma nella domanda che fa lei, secondo me, lui dovresti già metterlo. Sì, ecco. Sì, io volevo dire Jovic e Cabral sono. Sì, sono. Assolutamente, ma Cabral è da gennaio. Saponaro è una scommessa sotto l'aspetto fisico, Sottil lo è perché ancora non ha dimostrato quanto può valere. Quindi Saponaro, secondo me, anche sotto l'aspetto tattico, non solo fisico, sì, sì. Perché comunque se chiedi gol a Saponaro è una scommessona. Sì, ma a livello di scommessa, sì, anche. Comunque Di Cardi ha detto una cosa giustissima e qui chiudo. Cioè anche l'alternanza degli attaccanti non è facile, soprattutto in quel ruolo lì. Cioè non è che si parla di difensori centrali, dove il blocco del difensore centrale secondo me deve rimanere quello, nel senso, ha voglia di giocare, ma deve rimanere quello. Anche l'attaccante, cambiarlo sempre in continuazione, non è facile. Cioè soprattutto quando c'è una crisi del genere, se un attaccante non si riesce a sbloccare e dopo mezz'ora sa che deve entrare quello dopo, dagli tempo, cioè in una partita, dagli tempo a questo ragazzo. Posso dire una cosa veloce visto che sta finendo il tempo? Volevo ricordarmi, se non sbaglio, correggetemi, che quando c'erano all'epoca tutti i dubbi anche su Vlahovic, fu Prandelli che disse decido di giocare con Vlahovic, lo fece giocare un tot di partite di seguito lui come titolare e il ragazzo ha preso una certa strada. Io sono convinta di questo discorso, esatto. del fatto che anche gli attaccanti, Cabral c'è da gennaio, un po' di più avrebbe imparato. Mi hai anticipato perché se giocano così non lo so se è utile Iachini, questa cosa. Iachini metteva dentro il primo Iachini. Sì, poi dobbiamo andare faceva giocare alternandoli Kouamé centravanti, Cutrone centravanti, Vlahovic centravanti. Tutti e tre, sì. Questo è il punto, ha ragione. E quindi questo è il non si capisce, si rischia di fare una frittata mettendo un giocatore in competizione con l'altro. Io ho visto un Cabral ieri sera in difficoltà, ha fatto una gara con il portiere avversario, che stava bravissimo questo Steinborz, gli ho dato 7,5, ha tirato in porta consecutivamente almeno 3 volte da posizione favorevolissima e non l'ha messa dentro mai. Andiamo in pubblicità e in questo momento di break scriveteci i vostri messaggi così li leggeremo appena torniamo. Format nasce nel 1986. Dalla trentennale esperienza tecnica e commerciale svolge il commercio, la consulenza e l'assistenza agli impianti di panificazione, pasticceria e gelateria. Nella nuova sede di 2000 metri quadri a Serravalle Pistoiese, vasto assortimento di attrezzature usate, revisionate e garantite. Sala permanente per dimostrazioni periodiche di panificazione con la consulenza di esperti di vari settori. Hai l'auto fuori gioco? Non relegarla in panchina. Rimettila in campo con Autodemolizioni Leporatti, il più vasto assortimento di ricambi usati che ti salva in corner. Se invece pensi che per la tua auto sia l'ultima stagione e non vuoi più ripararla, portala da noi con tutti i documenti e chiudi la partita. Per demolizioni e cancellazioni dal PRA di autovetture, autocarri, ciclomotori, motocicli, caravan, rimorchi e mezzi agricoli, Autodemolizioni Leporatti, in via Ceppeto 30, a Lamporecchio, Pistoia. Autodemolizioni Leporatti.com.
C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato e in via Roma tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Macelleria Filippo Carni offre la qualità che stai cercando. Dalla ricercatezza nel gusto per le lavorazioni pronto cuoci ai tagli classici intramontabili. Puoi trovare anche il nuovo metodo di stagionatura delle bistecche con la tecnica dry aged. Tipologie provenienti da più zone dell'Europa per un'esperienza unica dal gusto indimenticabile. Siamo lieti di aspettarti in via del Castagno, a Prato. Santi Diva Sport, sotto i portici Gambrinus a Montecatini Terme. Le maglie ufficiali, sciarpe, palloni, borse, linee a scuola, portachiavi e tantissimi altri gadget ufficiali. Lo sport unisce, anche se ognuno ha la sua passione per la squadra del cuore. Venite a trovarci, parleremo di sport e diventeremo amici. Santi Diva Sport, al centro delle vostre passioni. Allora, parlavamo del calendario, guardiamo insieme, come abbiamo già accennato, gli appuntamenti della Fiorentina. La prima gara sarà quella di domenica alle ore 15 a Bologna, allo stadio Dall'Ara. Poi la seconda di Conference League a Istanbul contro il giovedì alle ore 21, quindi giocherà di sera. Tornerà. Credo nessun riposo, vero Riccardo Galli? No, c'è già l'allenamento il pomeriggio del giorno dopo a Firenze, l'allenamento. Domenica Fiorentina-Verona e poi Atalanta-Fiorentina la domenica dopo. No, è il 2 di ottobre? C'è la sosta? Sì, dopo la sosta. Sì. Ok, scusate, no, il 18 visto 2 ottobre, di settembre e poi sì, il 2 di ottobre, sì, c'è la sosta. Il 25. È un calendario che, secondo voi, questa Fiorentina è in grado di affrontare? Questa Fiorentina? Questa è la domanda, ora poi dopo scherzeremo sui pronostici e tutto, però questa, per quello che abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione, è la domanda più complicata, perché la Fiorentina... contro le squadre, parlo del campionato, come il Bologna e il Verona, se tiene questo trend rischia di soffrire. E ricordiamoci, lo dicevo prima proprio con Sonia in pubblicità, che in questa prima parte della stagione, tolto il Napoli e la Juventus, la Fiorentina ha giocato con queste squadre, quelle con cui tutti ci aspettavamo, e credo italiano per primo, certi risultati. Una volta che il campionato ricomincerà, e lo vedi già dalla prima, avremo l'Atalanta, avremo le due milanesi, avremo le due romane, le squadre di mezza classifica come il Sassuolo che giocano su di te. Ma quindi lo posso dirti una cosa? Avendo visto la Fiorentina in queste gare, cioè, a me sembra che sia più tranquilla la squadra a giocare con squadre più forti, come la Juventus, la gara poi con l'Atalanta, cioè con come le squadre con il Napoli, vuoi dire? Medio-bassa classifica, sì, allora, ha più difficoltà. Bene, però è pericoloso, ragazzi, perché poi, allora, fino ad ora però, con la Juve hai fatto, è preso, con il Napoli la volta che non giochi in quel modo e hai davanti l'Inter o l'Atalanta che sono in una condizione migliore, poi dopo allora si rischia di non essere a parlare di uno 0-0. Quindi io credo che la Fiorentina debba trovare la sua dimensione in queste partite e poi andiamo dopo sui pronostici, a cominciare già, anche se è difficilissima, da domenica a Bologna. Se la trova in queste partite la dimensione, allora la stagione riesce a correggerla, le scommesse si possono anche vincere, perché non affronti la stagione con l'acqua alla gola. Se aspetti questo concetto di dire sì, ma a Bergamo comunque andremo a testa alta a provare a fare la partita, questo lo devi fare indipendentemente da tutto, però prima devi far bene con il Bologna, con il Verona, dovevi far bene con la Cremonese in un certo modo, devi far bene con il Riga. Quindi è qui che la Fiorentina, che ancora non ha trovato una dimensione. Ma è proprio questo, Riccardo, che ora l'allenatore è chiamato
a dimostrare la, ecco, ora deve voltare pagina, sì, e deve farci vedere Italiano 2, la vendetta, perché deve dimostrare in questo momento di avere le idee per far giocare in maniera diversa una squadra che, andando avanti così, è come se tu volessi far andare una macchina senza la benzina, non la devi spingere a braccia, e quindi non ha senso. Quindi devi cercare un modulo diverso, adattando e facendo anche, si è detto un attimo fa, delle scelte precise. Davanti, punti su Cabral, sì, punta su Cabral. Punti su Jovic, punta su Jovic. Ieri Jovic ha sbagliato un rigore in movimento, dopo aver sbagliato quello contro la Juve. Ieri sera è arrivato lì davanti al portiere, alto, a 9 metri, 10 sì, metri, sì, davanti, e l'ha tirata alta davanti, sulla traversa. Quindi voglio dire, però, non è, Sonia prima ha detto molto bene, la scelta che, di Prandelli. Prandelli decise, faccio giocare Vlahovic con continuità e vedo dove può arrivare. Probabilmente gli insegnò anche alcune cose, perché Vlahovic da quel momento cambiò. Ecco, devi insegnare alcune cose anche a giocatori che hanno, diciamo così, dimostrato di saper fare dei gol. Nell'Eintracht di Francoforte Jovic diventò un fenomeno. Ecco, Cabral al Basilea, che non è il campionato italiano, però comunque dimostrava di saperla mettere dentro. Quindi scegli uno, ci punti, e poi quando quello si fa male ci metti quell'altro, ma non fai il turno, l'alternanza, la staffetta di partita in partita, perché altrimenti non arrivi a nulla. Partita in partita, allora abbiamo visto il calendario, dopo affronteremo il campionato di Serie A. Intanto, insieme a Giulio Falciai, ci spieghi un po' come sono queste squadre, che una ha già affrontato la Fiorentina, ma che dovrà affrontare ancora l'Istanbul e il Heart of Middleton, o come si pronuncia. Che squadre sono? Allora, partiamo dal Başakşehir, che è forse la squadra che fa un po' più paura alla Fiorentina, avendoci anche dei nomi importanti, per esempio Mesut Özil, grande ex attaccante, da trequartista dell'Arsenal, poi anche la vecchia conoscenza del calcio italiano, tra l'altro anche attaccante italiano ed ex udinese, sto parlando di Stefano Caca, e anche Lucas Biglia, che è questo, il centrocampista argentino ex Lazio e Milan. La prossima partita in Conference League sarà proprio contro i turchi, che è la quarta squadra di Istanbul dopo Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce, ma non è affatto da sottovalutare, perché appunto proprio nella giornata di ieri è riuscita a battere per 4-0 la squadra scozzese. A proposito della squadra scozzese, il cuore della Scozia, chiamato Hearts, infatti fa un po' meno paura, anche perché viene da un campionato non di alto livello rispetto anche a quello turco, e comunque se paragonato ai top 5 campionati europei non è granché. Comunque appunto ha vinto lo spareggio contro lo Zurigo, quindi non è nemmeno una squadra da sottovalutare, nemmeno l'Hearts. Dalla loro in Scozia avranno il Tynecastle Park, che è appunto questo stadio che è stato ristrutturato nel 97 ed è considerato uno degli stadi più belli della Scozia, con ben 18.000 posti. A proposito di posti, invece, è un po' più particolare la situazione in Lettonia, perché lo stadio del Riga ha solamente 600 posti, no, e tra l'altro è all'interno di un palazzetto. Però ha pareggiato con la Fiorentina. Esatto, fantastico. È all'interno di un palazzetto, infatti è molto probabile che, visto che 600 posti sono considerati troppo pochi per le regole della UEFA, si dovrebbero spostare allo stadio Sconto, si chiama, di Riga, dove lì ci sono 8.000 posti. A proposito della Lettonia, ho avuto il piacere di intervistare un allenatore, un collaboratore di Giampaolo, che è l'unico allenatore italiano ad aver allenato a Riga, e mi raccontava che appunto in Lettonia il calcio è considerato praticamente meno di zero. Al primo posto mi faceva questo esempio. Stai peggiorando la situazione, esatto, da Osta. Esatto. Vorrei solo dire. Sai, sono tranquillo. Sai, posti a sedere. Che c'è praticamente più parte il prato della distanza. Perché posti, dice tranquillo. Ci vanno parenti a vedere la partita. Sì, 600 esatto. Per esempio mi raccontava che se un bambino letto ne vede un gruppo di
sportivi, il primo autografo lo chiede al giocatore di hockey, il secondo al giocatore di basket e il terzo invece al calciatore. È una cultura diversa. Cultura molto diversa, ma via. Conto, in Lettonia, in Lettonia non ci sono degli stadi all'aperto, ma sono dei palazzetti, come i palazzetti nostri dove magari c'è il campo da pallavolo, da basket, qui invece c'è quello da calcio. No, vabbè, mi con 600 punti. Esatto. Quindi l'oratorio di casa mia ce n'ha di più. Con 600 punti. A proposito, ultima curiosità, ecco, sempre per rincarare la dose, il Sud Tirol, che è passato dalla Lega Pro alla Serie B quest'anno, ha un valore della rosa più grande rispetto appunto a Riga. Guarda, ti voglio bene, Giulio, tutto. Quindi possiamo dire tra tutte le squadre che ci saranno in Conference League, abbiamo anche qui una grafica, il Riga è quella a livello proprio di rosa, ma anche come preparazione la più scarsa. Esatto, dimmi, no, ma ce l'hanno palloni. Si può, ecco, guardate i tipi da Conference League, qui in generale ci sono le squadre con i valori delle rose. E ora possiamo dire, ora non so dov'è il Riga qua. Lo porti te il pallone. Queste sono quelle che Riga, lo porti te il pallone. Io perché non c'è qui. Non c'è, non c'è neanche nella grafia, ragazzi. C'è proprio. Ci sono squadre quindi che valgono ancora meno del Riga. Sì, è vero, dalla parte destra. Dalla parte destra ci sono squadre che valgono ancora meno. La rosa comunque sugli 8 milioni il totale. Però vedi, Greta, il ragionamento dal punto di vista puramente contabile può portarci anche lì, però bisogna poi pensare che nel calcio, alla fine, proprio le squadre materasse, lo diceva tanti, quasi 50 anni fa, Ferruccio Valcareggi, diceva attenzione, l'Italia ha perso dalla Corea, eccetera. Ma non ci sono più le squadre materasse. Io ho visto questo Riga ieri, che non è, sì, può avere la dimensione di una squadra, di una buona squadra di Serie C e una, diciamo, squadra di metà classifica di Serie B, però non sono digiuni, per esempio, di tattica. Cioè, quando loro si mettono a testuggine nella loro tre quarti, ti bloccano tutti i corridoi e non ti fanno andare avanti, ti costringono a fare quella serie di passaggini orizzontali che non ti portano da nessuna parte. Per cui, voglio dire, saranno anche non quotati, avranno uno stadio piccino, però andare a vincere a Riga secondo me non sarà semplicissimo. Però possiamo dire la preparazione della Fiorentina non è paragonabile ad una squadra del genere. No, certo, però poi siccome il pallone... Una squadra materasso è difficile, vedi, però prima o poi devi... L'abbiamo studiato meglio di noi, però a quanto ma pare... Ma loro avevano preparato la partita... Loro con la cassettina, mi diceva... Riccardo, l'hanno studiato bene. Avevano preparato la partita con grande attenzione e ci avevano studiato proprio nella partita di Udine, facendo, l'ho detto prima, io non lo sapevo questo dettaglio che ci ha spiegato Riccardo Galli, ma è andata proprio così, loro ci hanno aspettato a tre quarti facendo la testuggine. Vorrei dire che quella è un'occasione in contropiede del Riga, eravamo sullo 0-0, cioè se andava poi, in gol, quello lì si chiama Emerson Santana, è partito con il pallone e se Gollini lì non sta ha fatto una bella uscita e lui gliel'ha messa fuori, quindi lì vuol dire che anche lui non è un grandissimo attaccante. Ilic è forse più bravo, ma questo Emerson Santana però è pronto però a scattare, si è trovato l'occasione. Quando va via, l'occasione quando ha campo davanti è pericoloso anche lui, quindi voglio dire, non bisogna prendere, valutare la squadra per quello che il ranking UEFA o i posti allo stadio. Sì, esatto, lo stadio da 600 posti oppure la valutazione a 8 milioni, tutta la squadra, faccio un pacchetto, lo porto via. Non è così. Cioè, la squadra in campo ti crea, soprattutto se messa bene e diciamo impostata come si deve, ti fa il risultato di ieri contro una Fiorentina che è molto più quotata e molto più valutata. Tra l'altro, a proposito di risultati di ieri, praticamente l'unico tonfo, se così lo vogliamo chiamare, delle squadre che è più forte, diciamo, di questa competizione l'ha fatto la Fiorentina, perché l'Anderlecht ha vinto contro il Siegeborg, il Villarreal ha battuto 4-3 il Lech Poznan, mentre intanto Riccardo Galli ride, mi guardano male, il West Ham ha battuto lo Steaua a Bucarest 3-1, mentre però il Nizza e il Colonia, che in realtà erano una delle squadre più forti, quelle che rappresenta la Bundesliga e quella che rappresenta invece la Ligue 1, si sono scontrate tra di loro e hanno pareggiato 1-1. E poi Greta, ora noi, noi ci siamo focalizzati sul problema del gol, no? Però ragazzi, analizzando anche le partite, anche quella di ieri,
ragazzi, noi si è preso anche un gol vergognoso, ragazzi. Hai ragione, cioè, bravo, hai ragione, ragazzi, assolutamente. Cioè, anche la pareggio, non è che ha vinto 1-0, ha pareggiato, perché, ragazzi, ha banalizzato anche la difesa, cioè, ragione. No, nessuno era in linea, sì, un buco clamoroso in difesa, non esiste prendere un contropiede del genere, cioè, ma una voragine in mezzo alla difesa. Cioè, lì mi viene a dire, ma dove sono i difensori? Sì, non solo, Gabriele, non solo i difensori, l'errore clamoroso lì l'ha fatto Baracca ieri sera. Non a caso, io sì, non gli ho dato, non gli ho dato la sufficienza, nonostante il gol, gli ho dato 5-5, perché quella palla persa in quelle condizioni, in quel momento, è stata una roba partire. Non è possibile. Beh, se pensi poi, anche anche Bonaventura sulla prima occasione del Riga, aveva fatto una mascherata. Barak ha sbagliato dando agli avversari la possibilità, spalancando praticamente la porta della Fiorentina agli avversari in quella situazione, ce l'ha e hanno fatto gol. Cioè, che da dire che avevano fatto una difesa, però non hanno fatto nemmeno sì, ma la difesa, no, infatti, cioè, dai, ma lui ha commesso il gravissimo errore di dare la palla agli avversari, capisci? Sì, lo so, come però, cosa che noi abbiamo fatto anche a Udine. Ecco perché dove c'è la difesa non era molto attenta a prescindere dall'errore. Cioè, voglio salvare Baracca, messa male, per l'amor di Dio, messa era messa male. Che io capisco l'errore di Baracca, che lì non ci deve stare, perché poi loro, se palli, loro non hanno chiuso in due, non sono esatto, nessuno è andato. Esatto. È mancato la gamba di Milenkovic, cioè Milenkovic forse nell'esperienza lì è anche un po' scoordinato. Io penso, esatto, io è penso che terra, con Milenkovic e Igor un gol del genere quel gol forse non lo prende. Però hai capito, che ce ne fosse stato bisogno per quelli che non se ne sono accorti in società, che noi sostituti sono quarta, ecco, e Ranieri che pensava di andare da un'altra parte visto si era allenata, sì, a sé, cioè improvvisamente lo hanno rispolvato, sai che resta con noi. Questa è la prova che purtroppo... Cioè, qui è improvvisazione questa della serie. Cavolo, se dai a qualche un altro, no, via, teniamoci Ranieri, ci sa, questo è un caso, ci fa comodo per le liste, ci fa comodo per Gnosa, ma si sta scherzando? No, cioè, ma è questo fare calcio? Questo che ci devono, cioè, essere io poi due ragazzo, centrali. Io voglio bene a Ranieri, però io non do colpa a lui, perché se una squadra lo tiene, se la società lo tiene, lui farà il suo. Certo. Ma se il suo è quello, ma secondo per me Ranieri quello, non è un difensore centrale. Due difensori centrali. Non è un difensore centrale. Per me non è un difensore centrale. Ha ragione lui, ha ragione. L'avevamo già detto anche in un'altra trasmissione. È un terzino, è stato... Cioè è adattato. Diciamo, è adattato, dai, l'avevamo già detto in altre situazioni. Dicevo, i due difensori centrali devono essere bravi, però la Fiorentina, ecco il punto, perché io ho fatto la similitudine fra Udine e la partita di ieri. A Udine l'errore di Venuti ci costò il gol e quindi la sconfitta. Ieri lo stesso, l'errore di Baracca, che non è stato giusto, sono d'accordo, non è stato riparato quell'errore da chi lo doveva riparare, cioè non se ne, si sono lasciati sorprendere, e questo Ilic ce l'ha messa dentro. Questo non va bene. Ecco. Dei pareri da casa, Giulio, inerenti proprio ne arrivano veramente tantissimi. Allora, italiano non è in grado di gestire il campionato e la Conference League, non ha nessuna esperienza, i risultati sono la conferma. La rosa della Fiorentina 266 milioni, vuol dire che ogni giocatore della Fiorentina vale almeno 10 milioni, ma per favore, con questo allenatore domenica col Bologna si perde, ad Istanbul va bene se si pareggia, con il Verona si riperde, con l'Atalanta non dico nulla, fate un po' voi, alle punte va data fiducia e continuità, l'alternanza è dannosa e basta. Invece un altro tifoso che non la pensa uguale dice, per esempio, se con Immobile e se avessi in rosa Immobile e Dzeko segnerebbero nonostante l'alternanza. Dai, hanno sbagliato due rigori in movimento senza nemmeno prendere lo specchio della porta, roba da dilettanti allo sbaraglio. Bastano 9 mesi di ambientamento per poter dire finalmente che Koné e Cabral sono due bidoni, ma con 130 milioni di incasso fra Chiesa e Vlahovic, un centravanti serio, non si poteva prendere? Come? Vabbè, sai, sono purtroppo poi nel da Cabral ci si aspettava di più, comunque c'è ancora questa cosa, diamo di tempo, anch'io sono... Ma diamogli tempi, ragazzi, no, però il primo messaggio bisogna, si può distruggere però... tutto quello che ha fatto italiano, io credo no, che ancora... No, non si deve distruggere niente, no. Ma non si deve sparare su italiano, ma ragazzi, ma di che si sta parlando? Ragazzi, no. Ma se vuoi gente pronta, non prendi Cabral. Ma è quello, cioè, ma prendi Belaide al posto di Koné. Ma si poteva sono dire scelto. A marzo, capito Gabriele, fino a marzo, aprile, tu potevi dire aspettiamo l'arrivatore nel campionato di Heidi, cioè ma di che? Ma ora questo l'ha fatto tutto il ritiro con la squadra, sì, no, ma miseria santa, ma è che altro si deve aspettare? Ma noi
c'è l'attore, si deve aspettare 2 anni. Ma non capiamo, ma quello è a comprare in Napoli, hanno preso un 4-4-8, bello, è fatto 4-5 euro. L'altro migliore di pronunciare. Miglior giocatore del mese. Ma di per cioè, mi sembra che noi si stia sempre a aspettare i miracoli, i miracoli. Ma aspettiamo che? I Conepoli a me mi fa anche pena, non ci ho fatto più. Ah, cioè, come fa? Mi dispiace anche la Bianfischiapoli, mi sembra proprio non sia adatto. Cioè, proprio, ma di che si parla? Poi per amor di Dio, mi metto la scenere sui capo, sto in ginocchione su Ceci. Ma le Cabral e le arriva a gennaio. Ora, Ihone, no, io... fuori forma, no, Ihone, scusatemi, Jovic, fuori forma, non giocava, quello che vuoi. Ed è anche vero, se è detto noi, lo dicono anche i nostri ascoltatori, che se non hai un po' di continuità, anche interpretare il gioco di italiano, gli schemi di italiano e trovare una simbiosi con i tuoi compagni è un po' difficile. Non voglio spararli completamente, ma Cabral è qui dal gennaio. Per esempio, Jovic non è in forma adesso, metti Cabral. Capito, però non lo mettere mezz'ora e lo fai alternare, perché come ora questo si sta parlando di attaccanti, come secondo me non è producente alla lunga l'alternanza del portiere. Io già ho fatto la questa settimana. Preferisci Terracciano o Gollini? Non è che preferisco Terracciano, in questo momento Terracciano è più maturo, mi dà più sicurezza, infatti l'ha dimostrato poi con la Juve, anche se c'era scritto nelle probabili formazioni Gollini, io dissi guarda, secondo me è una mia... Secondo me io metterei Terracciano che mi dà più sicurezza, infatti effettivamente per la prima volta, siccome c'era stata sempre alternanza perfetta, per la prima volta è stato fatto Terracciano per 2 partite consecutive. Quindi comunque anche lì alla lunga secondo me devi trovare il primo portiere, cioè l'alternanza può... diciamo serve per l'amor di Dio per lo spogliatoio e tutto, ma però, insomma mica all'oratorio però, esatto, tutti quello voglio dire, perché no. Se no poi piangano e vanno dalla mamma anche via. Perché secondo me il primo e il secondo, cioè Terracciano, no? Il Gollini è il futuro. Terracciano lo può aiutare da cioè può fare il babbo tra virgolette a un portiere comunque così giovane e di grande prospettiva come Gollini. Quindi secondo me ci devono essere delle figure fisse, cioè nella Fiorentina l'organico ok, ma il succo deve essere quello, non puoi sempre cambiare ovunque vai, perché sennò poi non ci si capisce nulla a nessuno. Noi invece ora dobbiamo andare in pubblicità per l'ultimo blocco e parleremo di campionato con la sfida contro il Bologna. Le vere sfide sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus, la sua formula specifica a base di vitamine e complesso di aminoacidi sostiene la tua voglia di energia. Sustenium Plus, dai energia alla tua energia. E dopo i 50 anni, nuovo Sustenium Plus 50+, con Actiful e Menarini. Ripartono i lavori della tranvia a Firenze. Si completa così la linea T2 con un nuovo percorso che collegherà la Fortezza da Basso con Piazza San Marco. La rete tranviaria continuerà a crescere con le linee per Bagno a Ripoli e Rovezzano e con i collegamenti verso la parte nord-ovest della città, per un totale di quasi 45 chilometri. Con la tranvia Firenze è sempre più vicina. Tranvia, ovunque Firenze. Tutte le informazioni su www.firenzetranvia.it. Grazie alla nostra competenza tecnica mettiamo a disposizione tutta la nostra esperienza e professionalità per supportarvi ed assistervi durante il percorso volto ad accedere al cosiddetto superbonus con detrazione del 110%. Dagli impianti elettrici agli speciali, dall'efficientamento energetico passando per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e wallbox, CEC System è in grado di fornire il giusto supporto per ogni esigenza di privati, imprese e condomini. Contattateci per informazioni. È dal nostro territorio che prendiamo ispirazione ogni giorno
per ricordarci chi siamo e chi vogliamo essere. Sono i nostri luoghi a parlarci di rispetto, impegno e vicinanza, per rendere il nostro presente più sostenibile e immaginare un futuro che ci assomigli. Il nostro territorio parla di noi, perché da anni noi parliamo al nostro territorio. È un presente sostenibile. Alla Carini non ci accontentiamo di produrre porte da garage ordinarie. Eh sì, le vogliamo belle durature, garantite fino a 10 anni, progettate per un minimo di 25.000 cicli. In un solo giorno sostituiamo la tua vecchia porta. E con gli incentivi statali, con noi potrai avere uno sconto immediato del 50%. Da buoni italiani, la qualità non è una scelta, ma uno stile di vita. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. Domenica alle ore 15, stadio Dall'Ara, Bologna-Fiorentina, una squadra interessante però in un momento particolare. È stato esonerato Siniša Mihajlović, è uscito il nome dell'allenatore De Zerbi che ha rifiusato per rispetto a Mihajlović. Possiamo vedere anche l'immagine di Siniša, che ha passato 3 anni, quasi 4, indimenticabili a Bologna, sì, sia per il momento della malattia, per l'attaccamento alla squadra, ai tifosi e anche, credo, alla società. Come è stato vissuto, secondo te, guarda, questo allora, momento dal popolo? Il rapporto tra Bologna e Mihajlović credo sia stato un rapporto molto bello, che è andato oltre... Ha lasciato e lascia, perché credo continuerà ad allenare, un ricordo bellissimo di questi anni. Non ai tifosi, ma ai semplici giornalisti o tifosi di altre squadre, per la sua determinazione. Poi Mihajlović noi lo conosciamo bene, è veramente una bella persona, nel senso, oltre che un allenatore, un professionista, uno molto ruvido, ma comunque una bella persona, e quello che ha vissuto a Bologna, ovviamente, e purtroppo per lui è stato un qualcosa che è andato oltre il calcio. Dispiace sia finita così, perché poi è finita... in un episodio normalissimo nel calcio di oggi, sì, un esonero dopo un pacchetto di partite andate male. Ecco, io credo, lo dicevamo proprio prima, che il rapporto tra Mihajlović e Bologna fosse già finito forse alla fine della scorsa stagione e che quindi, per una ragione positiva o non positiva che sia, si è andati avanti in modo molto forzoso, no? Non c'era più lo stimolo e quindi è finita male una storia che comunque rimane, perché io credo che il feeling tra la Bologna, tifosi, appassionati e Mihajlović rimarrà un qualcosa di molto profondo. Lo è rimasto tra Mihajlović e Firenze anche, vero, ricordiamoci, che quindi lì era davvero, si era consumato un rapporto a livello solo professionale, che quindi c'erano stati gli errori. Però nonostante questo è rimasto, perché Mihajlović è molto legato a Firenze e alla Fiorentina. Immagino come sarà con il Bologna. No, è vero, Greta, io magari, ecco, secondo me Mihajlović arrivò alla Fiorentina troppo presto. Non era ancora, secondo me, era all'inizio da carriera da allenatore, quindi secondo me mancava un po' di esperienza. Ecco, arrivasse magari, ora non ti dico adesso, perché comunque l'italiano non è che al di là di tutto ci ha fatto rinascere, ecco, quindi, però magari, ecco, ai tempi di Iachini, per dirti, qualche anno fa, secondo me non si rivedeva il primo Mihajlović che venne a Firenze, ecco. Poi si incontrerà un Bologna domenica, comunque un Bologna nuovo a metà. Perché arriverà comunque... poi Thiago Motta, sì, sulla panchina del Bologna, e non sarà, esatto, presente da domenica, esatto, quindi la squadra... È... Anche lì c'è un po' di confusione, nel senso, io fossi la Fiorentina, veramente non c'è il miglior momento di affrontare il Bologna adesso, secondo me, perché quando c'è il cambio allenatore si va sempre... Non è vero, per l'amore di Dio. Sandro e Sonia non sono d'accordo. No, ma è giustissimo, allora... però io ti dico... È vero, quando c'è il cambio allenatore c'è i nuovi stimoli, per l'amore di Dio, però ancora Thiago Motta non è presente già domenica, non è arrivato, non ha fatto allenamenti, quindi nel senso c'è un po' di confusione in questo momento. Non è che è stato esonerato lunedì, martedì ha già fatto una settimana, per dirti. Quindi in questo momento, secondo me, il Bologna è il miglior modo e il miglior momento per affrontarlo.
poi sai, allora, Sonia, dica, e Norita, due cose al volo. Sandro e Sonia, allora, e poi guardiamo le formazioni. La prima è che alla fine il Bologna ha fatto, se non considerava di poter portare avanti il rapporto con Mihajlovic, ha esonerato, perché lo ha trattato da persona normale. Sarebbe stato peggio se lo avessero, diciamo, lasciato sulla panchina semplicemente per la malattia. Cosa sarebbe stata un'offesa, secondo me, anche verso Mihajlovic. E io credo che lui alla fine l'abbia presa bene, anche l'uscita di scena, perché hanno detto non ci hai dato, lui aveva sempre detto anche in passato, in momenti anche più brutti e più cupi della malattia, giudicatemi non per il mio stato di salute ma per quello che faccio sul campo. L'hanno giudicato per quello che ha fatto sul campo e non ha fatto, o non ha fatto sul campo, e quindi è stata una decisione giusta. Non sono d'accordo con il mio gemello, si fa per dire. No, gemello no, si dice, no, si fa per dire, si dice. Sì, appunto, sono circa 40 anni di differenza, ma va bene. Ma sono numeri. Appunto, sono numeri. Gabriele, perché questo? Perché di sicuro la squadra vorrà dimostrare anche un senso d'affetto a Mihajlovic e quindi si impegnerà al massimo contro la Fiorentina. Secondo, a guidarla c'è questo ragazzo Viggiani, che è fiorentino fra l'altro, e quindi cercherà di far di tutto. Lui era l'allenatore della primavera, mm-hmm, e è stato messo in prima squadra, gli è stata affidata la prima squadra perché un allenatore ci doveva pure essere. Ecco, ho sempre paura di queste situazioni perché scattano l'orgoglio, la voglia di farsi vedere, la voglia anche da parte dei giocatori di far vedere al nuovo allenatore che arriverà, Thiago Motta, di che pasta sono, di che cosa sono capaci. Una squadra così è pericolosissima per la Fiorentina. Sonia? Era più o meno quello che avrei voluto dire io, cioè il fatto che abbiano allontanato fatto, non si fosse d'accordo con lui, è chiaro, è qualcosa di simile pensavamo. E il discorso è questo, che il fatto umanamente Sinisa è una cosa che va, è un altro discorso, però penso che se arrivi a cambiare allenatore c'è anche qualcosa che non va all'interno forse dello spogliatoio, no? Quindi il fatto che Sinisa sia stato allontanato mi dà invece l'idea che, proprio come diceva Sandro, che la squadra poi tenda a voler far vedere che qualcosa c'è, che i giocatori possono dare di più, che so, un altro schema, un'altra formazione, sì, un altro impianto, quello che vuoi, possono riuscire a fare meglio. Quindi probabilmente, che ci sia o non ci sia Thiago Motta, il fatto di iniziare una nuova storia, non ci sta tanta fortuna. Però io vi faccio una domanda, però dal punto di vista tattico, cioè, allora, nel senso... aspetta, perché guardiamo le probabili formazioni che abbiamo poco tempo, ok, la partita è domenica, però osserviamo, forse riusciremo ad azzeccare per la prima volta la formazione per intero. Un 4-3-3 è il modulo, Terrazzone in porta, Venuti, Quarta, Igor, Biraghi, centrocampo, Bonaventura, Mandragora, Malè, davanti Kwame, Jovic e Sottil. Il Bologna come risponde? Giulio Falciai, abbiamo anche qui la grafica, sempre fatta da Fabio Ferri. Allora, in porta Skorupski, in solito 3-5-2, che ricordiamoci sarà il tecnico della primavera del Bologna sulla panchina, parlo di Luca Vigiani, tra l'altro anche ex Viola. In porta appunto il polacco Skorupski, difesa 3 con Bonifazi, Medel e Lucumi, Lico Giannis a centrocampo, Scouten, Dominguez, Soriano e l'ex Viola De Silvestri, mentre in attacco potrebbe tornare Orsolini al fianco di Arnautovic, che ricordiamo in 5 partite. Ma quanto è che tanto dovrebbe essere classe 85 se non sbaglio, e comunque appunto in attacco dovrebbe esserci Arnautovic, che è il pericolo numero uno per la Fiorentina, visto che in 5 partite ha già fatto 5 gol. Bene. Sì, però davanti sempre belle notizie, Giulio, c'è anche insieme a Arnautovic, spettacolare, sì, insieme a Arnautovic, che è uno che ora la sa buttare dentro, ha dimostrato di saperlo fare, c'è Orsolini, che io avrei, l'ho detto più volte nei mesi passati da questi microfoni, Orsolini per me sarebbe stato un giocatore giusto per la Fiorentina, anche perché la cifra, il prezzo... Più Orsolini o Ilic, quello del Riga? No, vabbè, Orsolini si conosce meglio, Ilic è un po' davvero una scommessa. Ancora un'altra scommessa. Però se Ilic costa 1,2 milioni, te gli dai 1,8 milioni e lo porti a casa. Orsolini te lo danno 1,2 milioni, suppongo. A sinistra, no, occhio? Ilic...
Orsolini invece, secondo me, era un giocatore sul quale fare un investimento, mm-hmm. e che non era nemmeno Riccardo Galli un investimento grandissimo, perché mi pare che fra 10 e 15 milioni l'avresti preso. No, 15, sì, 15, 15. 10-15. Sì, a 10 non te lo davano però, a 15 dai. A 15, ma prendevi Orsolini, che era un'alternativa a Berardi. Berardi era inarrivabile. Mm-hmm. Orsolini sarebbe stato, secondo me, più costava. Raggiungibile. Ma manco questo si è preso. No. Sui ballottaggi invece... Ecco, guardiamo formazioni, dai, presidenti attuali. Sì, appunto, attualità. Dicevo che Lico Giannis, cioè Cambiaso, che è appunto l'esterno ex Genoa della Juventus in prestito al Bologna, che potrebbe appunto in ballottaggio con Lico Giannis, mentre attenzione anche a Barro e Sansone, che appunto insediano Orsolini per il posto in attacco al fianco di Arnautovic. Riccardo Galli, eri in diretta, abbiamo con visto telefono, che vuoi buttare il mio telefono per terra, insomma, questa formazione? Ma allora, questa con quella del Bologna, allora, sì. Se fossero queste due, io credo venga fuori un duello tutto da vedere. Allora, quello di Medel nella difesa del Bologna con Jovic. Allora, si tratta di due giocatori per età e per ruolo completamente diversi, però... Medel è un difensore che ha annullato tantissimi bravi attaccanti, fa delle partite spesso di una cattiveria, ma cattiveria poi leale, è un picchiatore, è uno che copre gli spazi, è uno che se Jovic non dovesse essere in forma, credo che abbia vita durissima. Io lo vedo titolare Medel, io credo che già un allenatore che ancora non c'è, anche se non ha fatto un allenamento, faccia una telefonata e dice: guarda, allora Jovic sta così e così, mettici lui, fallo seguire come un'ombra e vedrai quanti spazi gli porta fuori. Quindi già questo secondo me è una lettura tattica della partita molto complicata. Sulla Fiorentina io davanti rimango con queste, ho qualche dubbio su Amrabat e in difesa vedo ci può essere Terzic in difesa, ecco, forse può essere una partita in cui ritira fuori, perché non si potrà passare dal tutto turnover a nulla turnover, quindi qualcuno che in questo momento qui non vediamo lo potrà mettere, e credo che Terzi ci possa essere un po' la sorpresa. Ma io vedo anche Amrabat al posto di Mandragora. Sì, l'ho detto, anche Amrabat lo vedo strano. Perché, non riesco a capire perché Amrabat non sia stato inserito nella probabile formazione. È una probabile, insomma, perché vince sempre Vincenzo. Qual è la razza, di lasciar fuori Amrabat? Non riesco a capire perché secondo me... E anche me... una formazione provocatoria nei vostri confronti. Sì, ma vedi, ieri sera... Io ho rivisto un attimo le mie pagelle su Firenze Post, sì. L'unica sufficienza io l'ho data a Amrabat, il resto assolutamente sono stati inguardabili, quindi Amrabat, che è il più in forma secondo me della Fiorentina in questo momento, uno che corre 90 minuti e anche di più, ecco, anche nel recupero corre, cioè perché lasciarlo fuori contro il Bologna? Io non... È una scelta che non capirei, francamente. Magari era più facile immaginarselo fuori contro il Riga, Mandragora al suo posto, anche perché comunque anche lui deve riposare, visto che l'ha giocato quasi deve tutte. Riposare, ma voglio dire, prima di tutto ripeto, per me, ragazzo a 20 anni, 25, 20, quello che ha, tre partite alla settimana le può fare tranquillamente. Ma, ripeto, in questo momento Amrabat è quello che ha più birra in corpo, di tutta la Fiorentina, quindi lasciarlo fuori a Bologna quindi me... titolare per Benucci a Bologna sono. No, io volevo solo dire questo, che sentir parlare di stanchezza, a me dopo un mese di campionato, vabbè che c'è le partite di Coppa, vabbè tutti che ti vuole, ma ragazzi, ma questi hanno 20 anni, 25 anni, cioè che non si riesca almeno, col fatto che questo campionato è strano e si giocherà fino ai primi di novembre, poi si sta fermi un mese e mezzo, e se si spremono un po' di più, io non voglio pensare che non sia stata fatta una preparazione all'uopo. Cioè, la preparazione della Fiorentina sarà stata fatta per superare il gironcino di Conference League e di affrontare il campionato in modo tranquillo. Anche perché possiamo dire il girone di Conference è molto più semplice di un girone di o Europa League o Champions League. Sì, sarebbe, quindi... io andrei sui sarebbe più semplice, visto se pareggiavo in Riga e gioca in un palazzo, però, nei quartieri, nel campino di condominio. Se ci fosse stato il Paris Saint-Germain, cioè, credo, e insomma, no, l'energia... Ma figurati, ma niente di che. Quindi sentir parlare ogni tanto, ma vabbè, si fanno i cambi obbligatori perché si gioca tanto. Ma di che stiamo parlando? Cioè, se fosse a marzo, iniziati da agosto, siamo a marzo, non se ne può più, posso aprire. No, un mese, è un mese. Ma poi Sonia, sai, con un Amrabat del genere, io nel senso non vedo alternanza. Cioè, per me può giocare anche tutto il mese.
Cioè, io l'alternanza la faccio dal momento in cui c'è un giocatore che non sta bene fisicamente, mentalmente, ne so, perché c'ha qualche altro problema. Ritengo che un'ossatura la squadra la dovrebbe avere, nella mia ignoranza di calcio. Cioè, ci sono dei ruoli nel calcio, ma non è che lo dico io, per l'amor di Dio, però che non andrebbero toccati. Come, salvo infortuni vari, come i due difensori centrali, come secondo me l'attaccante centrale, come il perno del centrocampo, poi certo alterni le fasce. Ti fa male Milenkovic, senza dubbio. Secondo me sono questi tre giocatori che fanno i tre blocchi che non andrebbero mai toccati, quindi è per questo che dico anche il turnover di nove giocatori. Insomma, se vai a rivedere tutto indietro, dici un po' di errori sono stati fatti. Capito? A freddo io ti dico sì, però un po' dietro di sostanza. Forse per cercare di gestire anche il discorso della conference, no? Il nostro ascoltatore diceva non è abituato, non sa gestire. Non sa gestire perché te l'hanno la prima volta che fa una competizione, non l'ha fatta nemmeno da calciatore, quindi è la prima volta che aspetto la competizione. Ci sta le Sonia, ci sta, però poi devi capire se. Però ci sta anche la critica. Ci sta anche da capirlo se si fa noi, io parlo per me da ignorante. Che mi rendo conto che se cambio con qualsiasi lavoro, se cambi completamente una struttura, un ufficio, un gruppo di lavoro, li cambi tutte le volte, sono convinta che non ottieni lo stesso risultato. Ecco, poi però è non lui, c'entra niente la conference, lui. Però se poi perché io i nove giocatori sostituiti su 11 sono stati fatti in campionato a Udine, non in conference. Sì. Quindi è lì l'errore, è lì che l'italiano, secondo me, qualche incertezza ce l'ha, perché 9 giocatori su 11 sostituiti a Udine ti portano poi a quel tipo di partita, che però è stata speculare a quella di ieri sera con Riga, dove le sostituzioni non erano state tantissime. Quindi è un discorso di modulo da affrontare. Pareri da casa. Il gioco d'italiano è lento, tutto in orizzontale, ma in profondità c'è contraddizione. Il problema allora è il gioco o gli attaccanti che non la buttano dentro? Perché se siamo quelli che hanno di più nella prima giornata di conference, vuol dire che italiano non ha colpe. Baracca è lento, non a passo, è un calciatore di basso livello, non da Fiorentina. Come si fa a non vederlo? Sono stupito come i dirigenti viola lo possono aver portato a Firenze. Non tieni Piontek 6 gol e Torreira 5 gol per tenere Iconè un gol, Cabrà un gol e prendi Mandragora mezzo gol e Jovetic 3 gol in 2 anni. Ma veramente secondo voi sanno fare calcio? Jovic attualmente non vale Vlahovic, Iconè non vale l'infortunato Gonzalez e Amrabat non ha le caratteristiche di ripartenza di Torreira. Senza questi tre giocatori peggiora la qualità della squadra. Ma siete mai andati a vedere la partita dalla Ferrovia? Lontana, brutta e sporca, andateci voi anche a 5 euro. Comunque, ecco, allora vorrei dire che la maratona non è bella, pulita, i bagni fanno schifo, ed è lo sporco, cioè io penso in tutti i settori. Lo stadio è da rifare, ma questo sei capito. Purtroppo, allora, visto abbiamo pochi minuti, c'è la questione stadio. Io velocemente. Buoni Gabri, addio. Gli attaccanti sono rimasti perché semplicemente il cartellino era tutto nostro, Piontek non era nostro, quindi è andato via e tutti gli altri. Poi per il resto, io non penso che il problema sia il gioco d'italiano, nel senso anche ieri comunque dal punto di vista del gioco, cosa gli si deve dire? Ha messo sotto una squadra, per l'amore di 80% posso sapere. Cioè il problema lì è stato che un tuffa gol. Quello è il problema. Sì, ma non puoi andare avanti, Sandro, giocando in maniera orizzontale. Sì, però comunque te, Sandro, hai fatto la partita, nel senso. Io dal punto di vista di gioco non posso rimproverare niente, ragazzi. Io rimprovero il fatto che te, in una partita 80% di possesso palla e con 40 tiri in porta, non hai fatto gol. Quello è il problema. Ma il possesso palla lo potevi avere anche il 90%, perché basta che tu, dal punto di vista del Riga, tu rimanga a tre quarti di campo, loro erano contentissimi. Ma a te ti sembrava che fosse, a parte il fatto che potesse aver giocato bene, ti sembrava ci fosse la chiamata garra prima, se una men che minima foga agonistica da parte dei nostri giocatori in campo, cioè però, ora dal punto di vista, ragazzi, no, ora, dal punto di vista del gioco non possiamo dire nulla, che non ci sia anche visto. Con il Napoli non hai giocato male dal punto di vista del gioco, con la Juve uguale, e ti manca il gol sì, poi a Udine hai fatto bene, prova a verticalizzare un po' di più. Prova a buttare palloni più avanti. Ti manca gli ultimi 11 metri. Ma tu ti sembra poco. È il gol che ti manca, Sandro. Sì, però sai, dal punto di vista di gioco, comunque... Ma il pallone non lo devi trattare orizzontalmente, lo devi buttare avanti. Sì, perché ma se non butti che... la palla avanti, poi non la butti in porta. E il gol...
che ma le occasioni comunque sono state create, ragazzi. Cioè ieri comunque Jovic ha sbagliato la palla, è un rigore in movimento, certo. Cioè, quindi lì è un errore sbagliato. Cabral ha fatto comunque due tiri, Miralo di portiere, in senso il gioco secondo me e comunque c'è, è il gol che manca. Così, allora, è il gol che manca, abbiamo due minuti, così, quindi ora mi devo fermare. La chiudiamo subito. Il gol che manca, il problema è davanti, non abbiamo più tempo. Ma quindi, giocando così ti esponi al contropiede degli avversari, che ne hanno fatti due e ti hanno fatto un gol. Chiuda. Pronostici prima dei saluti, Riccardo Galli contro proviamo, il Bologna. Proviamo a vincere, ragazzi, perché la Fiorentina deve per forza cambiare passo. Io ho uno spettro davanti, sono velocissimo, perché se dovesse esserci l'ennesimo pareggio insomma comincerebbe a essere faticoso, pesante, molto questo inizio. Quindi proviamo a vincerla, proviamo a dire che si sblocchi l'attaccante, quindi giochiamo il massimo, che l'attaccante si sblocchi, che sia Jovic, che la Fiorentina porti via la partita all'1-0 e forse anche la Conference League l'affrontiamo con altro spirito. Sonia, risultato secco. Mi auguro che si vinca, molta perplessità, ma mi auguro che si vinca. Gabriele. Greta, potrebbe esserci la rinascita dal punto di vista del risultato, quindi secondo Speriamo. Me c'è la svolta contro il Bologna. Tre punti. Sandro? Io avevo detto che potevamo vincere contro la Juve e si poteva vincere se quel rigore fosse stato segnato. Secondo me la Fiorentina deve fare la partita per vincere a Bologna senza se e senza ma. Giulio? Io dico un 1-0 per noi, dai, sono positivo. Purtroppo il gol? Non mi aspetto. Il gol di chi? Luka Jovic. Jovic, bene. Grazie mille a Riccardo Galli, La Nazione. Grazie, ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte. Sonia Nichini, La Signora in Viola, subito dopo la partita su Firenze Viola, l'articolo. Vi aspetto su Firenze Viola e venerdì con voi. Gabriele e Mastro Pietro con i video post. Vi aspetto nel dopo gara subito sui social, Gabriele e Mastro Pietro. Grazie a tutti. Sandro Bennucci, Firenze Post, tre minuti. Sempre meno, grazie alla straordinaria fantasmagorica. Commento cronaca e pagelle su Firenze Post, dove troverete però, fammelo dire, anche tutte le altre notizie. In questi momenti abbiamo anche seguito molto bene la morte della regina Elisabetta II. È vero, un ricordo speciale per la regina Elisabetta. Grazie mille a Giulio Falcioni. Grazie a te Greta e buona serata a tutti. A Tutto Gol continuerà domani alle ore 20:45 con Gianmarco Lucherini. Buonanotte e buona serata su Toscana TV.